Mister, soddisfatto del punto con cui è stata obbligata? Per come si era messa la partita posso anche dire di sì. Poi quello che ti lascia sempre la mare in bocca è che andiamo in difficoltà da soli, riusciamo a farci del male soli. Poi quando sbagliamo noi veniamo puniti sistematicamente, come è successo in occasione del primo gol. Quando invece l'avversario ci concede qualcosa, come all'ultimo, riusciamo a non fare gol. Comunque, penso che per come è andato il primo tempo e poi la ripresa, il pareggio sia giusto. Una grande reazione della sua squadra non l'ha ripresa. Sì, ha dimostrato perlomeno da questo punto di vista, come sempre, di reagire alle difficoltà, al risultato negativo. Ma diciamo che hanno soltanto colmato quella brutta prima parte. Come si spiega questo primo tempo sotto le aspettative e pensa anche sotto i vostri normali livelli? Perché forse c'era qualcuno che ancora era rimasto in albergo. Le assenze erano state annunciate, anche quelle di Arcidiacono, Pechini. Sì, ma io non parlo mai degli assenti, per quanto importanti siano, come lo ha dimostrato per esempio quando è entrato un giocatore che si chiama Guadalupe, perché noi abbiamo bisogno di qualità, perché in mezzo al campo abbiamo bisogno di gente del genere, ma diventa difficile poi riuscire a creare gioco e a creare occasione da gol, perché poi un allenatore può dare delle direttive, ma quando una squadra deve vincere ha bisogno dei giocatori, c'è poco da inventarsi. Finiamo il messaggio alla società? Ma è già stato mandato da tempo, comunque penso che è una cosa che abbiamo constatato tutti, dipende purtroppo dalle possibilità e dallo smaltimento che comunque si deve fare della rosa attuale, che a livello numerico siamo in tanti. E abbiamo necessità di colmare lacune grosse laddove ne abbiamo bisogno. Vengono a Costa del Cosenza il nome importante, Tiscione, Saraniti. Questo è un discorso che se ne occupa il direttore. Da domani si apre il mercato. Se ne occupa il direttore, che è abbastanza bravo da questo punto di vista. Le direttive sono state date. Sicuramente se mettiamo qualcosa in casa, mettiamo qualcosa di qualità, diversamente rimaniamo come siamo. Ritiene che il discorso promozione sia appannaggio di Cosenza, Messina e Gelbison? Io dico sempre che quando finirà il giorno d'andata si avrà sempre una situazione un po' più chiara, perché il ritorno cambieranno tante cose, cambieranno le motivazioni, oltre che la qualità di tante squadre che magari avranno problemi diversi, sorgeranno problemi diversi, ridimensionamenti eccetera eccetera. Pertanto chi avrà la forza, non solo tecnica ma anche economica, di portare avanti un discorso importante, allora ha buone possibilità. Ecco perché io non trascuro neanche squadre come Agropoli, Montalto, Savoia, perché so che hanno società importanti dietro. Sembrava una gara già vista, un déjà vu per riallacciarci a quanto visto in settimana. Meritiamo di vincere e poi magari rischiamo di perdere. Credo che sia stata una bella partita, anche se il primo tempo è stato molto tattico da parte delle due squadre, occasioni da ambedue le parti poche, però abbiamo sicuramente nella prima parte di gara avuto più possesso palla e abbiamo giocato molto di più rispetto alla ripresa, anche se la ripresa poi è stata ricca di situazioni sia da una parte che dall'altra, perché tutte e due squadre si voleva vincere, sono nate occasioni da una parte e dall'altra. Comunque una bella partita, un buon pareggio contro una grande squadra. Mister, secondo tempo, prima mezz'ora, non abbiamo avuto il piglio del primo tempo.
È un difettuccio che abbiamo, che quando passiamo in vantaggio abbiamo la paura così di gestire la palla. Infatti tutte le situazioni pericolose che abbiamo corso è stato nel nostro possesso palla. Nel nostro possesso palla abbiamo gestito male la palla e loro ci sono ripartiti un paio di volte e hanno creato qualche situazione pericolosa. Però è un difetto che abbiamo, che quando passiamo in vantaggio cerchiamo sempre di limitarci e non osare mai. Dobbiamo cambiare questo tipo di mentalità, continuare su quello che stavamo facendo.